Riccardo Cristiano, Liberi TV, ottava edizione del Creto Festival, in compagnia di Felice Napoleone. No, ho detto giusto, Vizzica, ho detto giusto. In arte d'arranciamo, guarda, sto diventando pure poliglotta. Che in questo momento hanno fatto la prima esibizione dei giganti. Riccardo e Anastasia di Porto Salvo di Vibo Valentia. Re Riccardo e Anastasia di Vibo Valentia. Ci vuoi raccontare un po' come nascono queste maschere, questi giganti? È una storia antichissima, raccontano dello sbarco dei turchi in Calabria. Lei è una regina greca e lui un re turco. E automaticamente che succede? Mentre sta sbarcando questo re turco si innamora di questa regina, però non era possibile perché erano in aspetto sociale, in conflitto alla fine. Però lui con questo modo di fare riesce a corteggiarla. Infatti il ballo dei giganti, come avete visto, racconta questo corteggiamento del re turco nei confronti della regina, gli danza intorno e piano piano riesce a corteggiarla. E si finisce con il bacio tra i due, che significa che lui ci è riuscito e si possono mettere insieme, si sono sposati alla fine. E poi questo ballo frenetico con il ritmo di tamburo forte, dove si sprizza insomma gioia, insomma tutta la loro felicità, la loro passione che è nata tra di loro. Dove si può, diciamo, vedere? Io la prima volta che lo vedo qui al Creto Festival, penso che voi girate comunque le feste, le sagre oppure dei festival. Cioè, se uno volesse ad esempio chiedere la vostra presenza, come può fare? Vi do il numero di telefono pure se volete. Il sito internet è d'Arranciamo Fanpage, che fa parte del nostro gruppo, che noi facciamo tradizione, portiamo avanti le tradizioni non solo con i giganti ma anche con la musica tradizionale popolare. Portiamo avanti le nostre tradizioni soprattutto del Vibonese, radicate nel Vibonese. Infatti i giganti aprono tutte le feste patronali, soprattutto nel Vibonese e molto radicate anche nel Reggino. I giganti sono storici anche in Spagna, perché come tradizioni siamo molto ma molto vicini. Chiaramente. Tra l'altro mi sembra una volta di averli visti, adesso non so se mi sbaglierò, in Sicilia. In Sicilia escono una volta l'anno, giorno di Ferragosto, sono delle enormi statue a cavallo e vengono trainate tipo dei carri allegorici e rappresentano Mate e Grifone, perché il vero nome è Mate e Grifone dei giganti. Poi ognuno di noi negli anni, per diversificarsi, per farsi conoscere diversamente un gruppo dall'altro, ognuno di noi magari abbiamo messo un nome ai propri giganti, ma il vero nome è Mate Grifone. Per non sbagliare la pronuncia e farmela insomma tu, allora dimmi tu come si chiama D'Arranciamo proprio nel tuo dialetto. D'Arranciamo. E vi si trova su internet, abbiamo detto, poi penso che anche su YouTube girerà qualche video, e comunque in sovraimpressione manderemo ovviamente sia il numero di telefono che la pagina, abbiamo detto il blog, cos'era? La pagina di Facebook, D'Arranciamo Fanpage. Perfetto, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Creto Festival. Ciao!